Che bello registrare con la pioggia, e quindi c'ho tipo una luce gialla che fa sembrare tutto immerso dritto nella maionese. E viva la mia fortuna! Vabbè, stronzate a parte, tre cose prima di cominciare però attenzione perché sono importanti. Dunque, la prima è che anche 17TheTube ha fatto un video su GTA, Pokémon, quello che cazzo è. E quindi vi invito a vedere anche il suo video perché dice cose che più o meno pensiamo anche noi. Secondo, seguiteci su Telegram perché YouTube è stronzo e non tutti sono iscritti a Facebook e anche Facebook è stronzo pure lui. Non vi fanno arrivare le notifiche dei video. E altri che ci conoscono ci hanno detto più volte che non gli sono arrivate le notifiche dei video. Quindi, se non volete perdervi l'ignoranza, insomma io consiglio di iscrivervi e di seguirci perché così vedete tutto subito. Perché noi non appena carichiamo un video, pam, lo mettiamo su Telegram. Terza cosa, ed è anche la più importante, va bene prenderci in giro, va bene riderci su, va bene che la prendo in giro anch'io perché per carità è quello che si deve fare in questo canale, però un conto appunto è prenderci in giro, un conto e fare commenti poco carini. Perché un conto si trattasse di Reliquia Gotica in cui il creatore tanto ormai è tipo morto e sepolto e non tornerà di certo a modificare la ROM, non è più attivo, quindi anche se fosse non guarderebbe certo i nostri video. Però in questo caso sono stato io a non dirvelo, evitiamo di essere troppo cattivi perché sono arrivati certi commenti del tipo la domenica invece che cazzeggiare come al solito mi metto a fare acqua. D'accordo, cioè puoi anche scherzare, però siamo su internet, il creatore segue anche noi, ha visto il video, non può sapere se tu stessi scherzando o meno, quindi per favore continuate a fare commenti stupidi, cioè divertenti, cioè fate quello che volete, però calmiamoci un attimo, anche perché vi ricordo che l'hacking è un hobby, ovvio che uno la domenica invece di grattarsi la pancia piuttosto va a hackerare, cioè. Ah! Detto questo, basta con le intro di merda e cominciamo perché qualcuno si è voluto infilare nella serie perché gode a vedermi soffrire e quindi andiamo. Ciao Paco. Ciao Coso, tutto bene? No, ti odio. Perché? Perché ti odio? Perché? Sì. Va bene, ma mi odi perché ti ho consigliato di provare questo gioco? No, no. L'ultima volta eravamo rimasti a... Ah sì, aspetta. Andiamo a sentire cosa da dirci Rosso. Niente male questo rifugio, vero? A proposito, perché non provi a sfidare la palestra? Le medaglie sono molto utili, ma noi non No, eravamo mica dei teppisti ti e cose così. spiego. È che anche se siamo dei teppisti, dobbiamo comunque tagliare gli alberi con taglio, non è che possiamo incendiarli e poi passare. Già ti odio perché stiamo facendo sta roba. Nessuno ti ha obbligato, io ti ho suggerito, ma non ti ho obbligato. Stai zitto. Va bene. E ora che ho battuto Petra, direi di andare di nuovo da Rosso, avrà da dirci qualcosa. Credo. Sì. Come no? Guarda un po' cosa ha a dirti Rosso. Che è un figlio di puttana. Ma mi spieghi che senso ha qua. Aia, aia, aia. Che senso ha qua poter. Cioè, avere comunque possibilità di catturare i Pokémon se tanto li rubi. Tanto la squadra me la regala lui gentilmente. Sì, che poi, cioè, anche il fatto del. Cos'è che aveva detto il. Easter egg, gli easter egg non sono queste cose, però vabbè. Gli easter egg sono, che ne so, trovare un Avon catturabile. Che bello questo mapping, cosa ne pensi, Paco? Quack. No, taglio io non la insegno, non la insegno. È comunque meglio di B-Sharp. Vabbè, su quello sicuro. Paco. Non si dicono le cose brutte. Adesso che cazzo facciamo? Devi andare a riprenderti la roba, genio. Ah, ma io pensavo di dover andare a prendere il tunnel ben ferro per. Vabbè, andiamo a prendere la roba. Allora, 10 euro che si trova al posto della Devon. No! Grazie, grazie. Ah, sì, hanno tipo tutti quanti i Growlithe, quelle robe lì, no? Sì, Beccato! esatto. Come beccato? Che vuol dire? Mica stai dando la guardia? Andavo.
vabbè, però aspetta. Gli Andauro non è che siano proprio Pokémon da guardia, eh? Vuoi usare la pre-port? Oh, no, allora, almeno ha saputo fare un set Maptile. Qua. Oddio, questo qui sì che potrebbe essere un easter egg, tipo il rifugio, quello dei Rocket di Yoto. Penso sì, penso l'abbia fatto apposta. Comunque, ecco una Master Ball, prego. Ma è a caso, cioè. Perché no? Va bene. Prendiamoci la roba e basta. Però dai, Volta o tota, ammetto anche. che si sta impegnando per fare qualcosa di diverso questo ragazzo, quindi tanta roba. Wow, qui ci sono un sacco di cose preziose. Sì, perché io sto guardando al muro dall'altra parte? Vabbè, me ne prendo alcune e spero che alla polizia non dispiaccia. Ed è sparito. Ora però usciamo di qui, ci vediamo fuori, fusilli. Ah, ok, Ma cavolo, lui. la cosa bella è che i poliziotti ti hanno visto irrompere nel loro edificio, ma non hanno fatto niente. Infatti mi sembrava un po' strano. Ora che abbiamo la roba e anche qualcosa in più, possiamo partire verso la Lega Pokémon e vendere tutto i Super 4. Ma perché i Super 4? Sento già il profumo dei soldi, ma cosa ti fa pensare che. Boh. Eccoli, sono loro. Prendiamoci tutto quello che hanno. I Rocket. I Rocket. Vai avanti, vai avanti. Dacci subito la roba o sarà peggio per te? Mai! Allora ci costringe ad usare la forza. No! Coraggio, andiamocene via di qui. Per loro usare la forza è chiudergli le vie di fuga e automaticamente lui disperato gli dà la roba. Abbi pietà della sua anima. E adesso cosa facciamo? Quelli erano del Team Rocket. So che ora hanno un rifugio qui a dove, non so dove. Dobbiamo cercarlo. Ah, e tieni questa. Ma il bello è che quando. Ascolta, quando è sparito sono apparsi La polverina brillantini. magica. Polvere di fata, ma che bello. Vabbè, io mi faccio un giro dall'altra parte. Metti un giro dall'altra parte. Scherzavo. Che ti ho detto? Uffa, come rompi le Stai zitta. Vai a palle. farmi un No? panino. Quindi andare verso Bluruvia. Andiamo verso. No, aspetta. Yep. Mi raccomando, la prima generazione Cosa? è bellissima. Tutti i Pokémon di prima generazione sono bellissimi. Però tutti quanti odiano Tentacool, che guarda caso è di prima? No, non ricordo, eh. Cioè, ve lo dico così. No, ma è di quinta. È di quinta, te lo dico io. Ah, giusto, giusto, perché la quinta generazione è la più brutta. Ah, oddio, gli ho rubato Squirtle e ora è nel box. Lo userò sicuramente, guarda. Siamo a Bluruvia. Anche qua le mappe, chi ha voglia di editarle. Cos'è sta roba? Sono pezzi di nave? Perché? In un primo momento pensavo fosse del ghiaccio, poi mi sono detto no, aspetta, siamo su un'isola tropicale. E quindi sì, sono dei pezzi di nave, tutti uguali. Possiamo stabilire che Bluruvia è in realtà un'isola del triangolo delle Bermuda? Allora, fusilli, hai trovato il covo del Team Rocket? Comunque non chiedermi come faccio ad avere così tanti nascondigli in giro per Hoenn. Chi cazzo te l'ha mai chiesto? Senti un po', ricordati che ci sono anch'io. Chi se ne frega di te? No, allora lì puoi. No, ascoltami un attimo, fermati un attimo. Lì puoi rubare delle gassose se non mi sbaglio al tizio. Ma per avere la terza medaglia devi liberare la palestra di Bluruvia. Solamente che il capo palestra è ad affrontare il Team Rocket, quindi devi trovare il Team Rocket. Questo è interessante. Questo è molto interessante. Perché dà un pizzico di difficoltà in più. Giustamente non sai dove andare a trovare quelle cose, quindi. Sì, mi sa che o è nella Sei nel grotta club qua dietro. allenatori? Tu, in Pokémon fai red. Dove trovavi il Team Rocket ad Azzurropoli? C'è un tasto sotto il po'. Hai presente che ci ho messo un'ora e mezza a capirlo? No, questo è stato proprio inaspettato. È stato inaspettato. Ottimo, ottimo. Bello, per l'amor del cielo!
Bello, ma se non te l'avessi detto io, ciao. Ma in realtà questo è... questo rende il gioco veramente difficile. Cioè, nel senso, mi piace la cosa. Ottimo. Ottimo, ottimo. Però adesso ho paura di andare avanti. Potresti darmi una pizza, visto che ora te l'ho detto? No, perché ti odio. Io direi che per questa parte ci fermiamo qua. E quindi io e lo stronzo qua vicino... vi salutiamo. Ciao amici.